su Instagram ci seguono per questa celebrazione, ecco, e quindi radicano in Jersey anche quella nostalgia che sa di appartenenza, che sa del paese, che sa della cultura come sana. Questa messa preghiamo il caro suffragio per il nostro fratello Andrea Santella, deceduto in Venezuela. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra. Maestà e onore sono davanti a Lui, forza e splendore nel suo santuario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Gesù dice: io sono la parola viva, io sono la presenza viva di Dio Padre per voi, per il mondo intero. A Lui vogliamo portare i nostri cuori, bisognosi di speranza, di forza per riprendere il cammino. Invochiamo la luce dell'abbraccio, della sua misericordia per il fratello Andrea, per i nostri cari defunti, e a noi la capacità sempre di rialzare lo sguardo per riprendere il cammino della vita, per i nostri peccati, per le nostre chiusure e pigrizie, chiediamo il suo perdono. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, kyrie Cristo, che all'adorno è pentito, hai promesso il paradiso. Cristo eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima
sia la luce, ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una cittadina fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fissa la mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. La mia bocca, Signore, Amen.
scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio, medico, cura te stesso. Quando abbiamo udito che accadde a Capernaum, parlo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato e guarito se non Naaman, il Sirio. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Com'è bello questo Salmo 70, che ci invita a sperare, e la speranza è la seconda virtù teologale che viene dopo la fede. Se la fede rappresentata, vedete, da quella donna angelicata che tante volte abbiamo commentato, che rappresenta la croce, vedete, sulla fronte alla stella, per dire ti orienta la fede, la luce nella notte della vita, quando c'è una malattia, una prova, una difficoltà, quando c'è la tua salita esistenziale, hai bisogno della fede come forza per non arrenderti ma per riprendere il cammino. La fede si accompagna con la carità e ti ancora, per cui non sei preda dei frutti del mare, il mare della vita, ma sei ancorato a quella certezza che è Gesù Cristo. Se la fede ti orienta, ci orienta e fa la bussola, Paolo in questa lettura stupenda, che è l'inno alla carità, ai Corinzi, capitolo 12, ecco, descrive la terza virtù, quella che è la regina, la chiamava San Tommaso, e questa regina non esce mai se non con le due ancelle, la fede che è l'inizio, la speranza che è la virtù mediata. Ma se la fede ti orienta, è la carità che è la verifica della tua fede. Se la fede anima la carità verifica la tua fede. Che cos'è la carità? È il cuore che ama, ma non la poesia. La carità è nei gesti, nelle opere buone, in quel contributo che diamo al povero, in quella lacrima che sappiamo asciugare, in quella solidarietà fatta dai gesti incarnati. Ecco, la nostra religione monoteista è l'incarnazione. Gesù si incarna, il mistero di Natale. Il tuo amore va incarnato nel tuo essere lì dove il Signore ti porta, ti pone. Il tuo bene va incarnato nella tua famiglia, nel tuo territorio, nelle relazioni. Ecco l'incarnazione che dà sostanza e qualità alla nostra fede. È bella quella lettera di San Giacomo che dice: tu hai la fede, ma io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. La fede è operosa oppure non c'è, oppure non ci qualifica dinanzi a Dio. Allora Paolo dice: sì, desiderate i carismi più grandi, i doni migliori, ma vi do la chiave
che è la via sublime alla perfezione. Vi mostro la via più sublime, scrive l'Apostolo, per cui se parlassi le lingue, se avessi il dono della profezia, seppure bruciassi per il Vangelo il mio corpo, nulla mi serve, se nulla mi giova, se non ho in me l'amore di Cristo, che è la carità. È il cuore aperto di Cristo, il modello della carità. Tutti i santi hanno vissuto il fuoco della carità, l'hanno imparato dall'uncino che lancia, appunto la lancia, e apre quel costato. Da quel sangue il perdono per il mondo intero, e il primo che si converte è il centurione. Oggi diremo un lontano, un pagano, uno straniero. Sono loro che ci sorpassano, perché sono più spontanei, più semplici, più genuini, perché arrivano alla fede con un cuore più pronto. Ecco la carità che viene fuori dal cuore di Cristo. È magnanima. Magno significa grande. Tu sei grande se ami. Ricordate Santa Elisabetta d'Ungheria? Ecco, sono regina perché mi faccio serva alla scuola di Francesco d'Assisi, che ha imparato questo da colui che è il maestro. La carità è benevola, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, cioè non dice io superbe, superbo, non manca di rispetto, ma cerca l'interesse comune, l'interesse di tutti. Il Papa, commentando questo versetto, in due lettere dice: passiamo dall'io egoista, dall'ego che ci chiude, al noi che costruisce la comunità. Ce l'ha insegnato in modo particolare il 27 marzo, venerdì santo, di due anni fa, nel pieno della pandemia, quando il pontefice solo, ecco, dinanzi al crocifisso, con quella croce, con quella pioggia scrosciante, impartiva la benedizione al mondo intero e ci disse: il noi, remiamo tutti nella stessa barca, sì, ma nella stessa direzione, perché o ci salviamo tutti insieme o non si salva nessuno. Allora la carità non cerca il proprio interesse, ma fa il primo passo per amare il mio paese. Porto il mio mattoncino, porto il mio contributo, non aspetto che l'altro faccia il primo passo, ma vado io, perché se amo io costruisco, io mi interesso. E se c'è un esempio, altri saranno sollecitati da questa virtù regina, dalla regina della carità, che è la carità, che non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. E anche la verità va detta nella carità. Se manca la verità viene rifiutata, non viene accolta. La carità tutto scusa, tutto crede, cioè crede nella parte migliore di te, arriva su ciò che unisce, su ciò che è positivo, su ciò che di bello hai, tutto spera, tutto sopporta. Ecco, questo versetto Paolo lo augura soprattutto alle famiglie, noi alle coppie di sposi che si preparano al matrimonio, perché è un programma di vita. Ecco, se ci si scusa, se ci alimentiamo la speranza anche nella sopportazione umana dei nostri limiti, ma abbracciandosi in quel rinnovo d'amore che è il perdono, ti perdono, mi perdoni, siamo noi nuovi, gli uni per gli altri. Allora ecco la carità che non avrà mai fine. Tutto finirà, le profezie, il dono delle lingue, la conoscenza, la scienza, tutto finirà tranne la carità. Dopo la morte resta la carità. E in questo vincolo di amore che ricordiamo il nostro fratello Andrea Santella, per cui la preghiera arriva a Venezuela e torna a Yeltsin, in questa carità, in questo amore che sorpassa l'oceano, che abbatte le differenze e le distanze, che ci rende fratelli e sorelle in quel corpo unico che è il corpo di Cristo, il corpo mistico, di cui noi siamo membri, quindi parte attiva.
Cosa ci auguriamo? Di crescere allora nella fede e nella speranza che si compiono con la morte e di alimentare la regina che è la carità, perché quando chiuderemo gli occhi questa carità ci giudicherà e ci porterà colui che è la somma e piena, perfetta carità, diceva San Francesco d'Assisi. Tu sommo bene, somma carità, sei Dio. Ce lo dice anche San Giovanni, l'anima di Dio, il quarto Vangelo. Dio è amore e noi siamo chiamati a questo amore. È bella anche la chiamata del profeta Geremia, che dice: prima di formarti nel grembo materno, dice il Signore, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, io già ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta. Sentiamoci profeti, re e sacerdoti in virtù del battesimo. Sentiamoci chiamati come figli di Dio ad essere parte attiva della nostra comunità. Ecco il modo da riprendere sempre insieme il cammino e superare ogni paura. Fa eco a Geremia il bellissimo Salmo 70. Signore, sei tu la mia speranza, sei tu la mia fiducia fin dalla mia giovinezza, su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre, sei tu il mio sostegno. Ecco la fede che abbiamo detto all'inizio. Ecco quell'ancora che è la speranza, e tutte e due anelano a quel mare di amore che è la carità. Affidiamo al cuore d'amore di Dio ai nostri fratelli defunti e chiediamo a colei che è madre del bell'amore, così come Maria viene invocata nelle litanie di Loreto, di accompagnarci in questa esperienza di amarci sempre di più, scorgendo nel volto del fratello e sorella accanto a noi il volto di colui che vuole essere riconosciuto, amato e servito. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre, di tutte le cose. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
per i coniugi separati, perché alla luce della parola di Dio, con l'aiuto e la comprensione dei fratelli, possano riscoprire il senso cristiano della vita e in ogni caso non disperdano della misericordia del Padre. Preghiamo. Mostraci, Signore. Per noi qui riuniti in assemblea, perché la chiamata del Signore risuoni profondamente nel nostro spirito e ci guidi a una vera conversione. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua grazia. Per Andrea, per i cari defunti, diciamo l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua e posta. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo perché fedele interprete delle tue disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi con gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode acclamando con festosa esultanza. Yeah.
Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Ed egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, quella nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Con umiltà ti preghiamo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo vince la morte e ci rende partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giancarlo Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Andrea, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo Figlio tuo, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Salvatore, di Angelo, Michele, di Giuseppe e Maria, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo corpo. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Andrea e Sant'Anna, nostri patroni, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
lancia la tentazione, liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù il Cristo. Diciamo insieme: Signore Gesù Cristo, chiedendo agli apostoli, ti lascio la pace, ti do la pace, non guardare i nostri peccati, ma anche nella tua chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi a me. La pace del Signore sia sempre con voi. Con un cenno del capo scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena nuziale dell'agnello. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Thank you.
preghiamo. O Signore che ci nutriti con il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre più la vera fede per Cristo nostro Signore. Il 2 è la festa delle candele, la candelora, la messa solenne alle ore 18. Prego anche i ragazzi di avvisare il pubblico, soprattutto di quinta e delle elementari. Quindi il 2, la messa della candelora alle ore 18. Poi ogni domenica sempre qui alle ore 18. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Thank you.